<laughs> the world is a vampire. Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 Giorni da Leoni. Oggi è martedì, 13 giugno, sulle 8.14. E e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, come stai? Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti voi. Sto bene, grazie per avermi invitato Riccardo. Siamo leggermente in ritardo. Elisabetta si sta collegando, ha avuto un piccolo problemino con il traffico di Milano, ma ce la stanno facendo. Allora... Paolo, iniziamo ovviamente dalla notizia del giorno di ieri che è eh, il decesso di Silvio Berlusconi. Abbiamo fatto uno speciale ieri sera con Franco Fracassi, non so se l'hai visto, vorrei sapere da te un tuo commento. Allora, ancora buongiorno a tutti. E il, il decesso di, di Silvio Berlusconi sicuramente è una, un evento che in qualche modo... Nel bene e nel male segna più o meno soprattutto la, la nostra generazione che è quella cresciuta nel momento in cui il berlusconismo ha cominciato ad affermarsi dal punto di vista sia mediatico che poi politico. E credo che si possa definire eh, il, il berlusconismo come un, un sistema di potere politico-mediatico e ovviamente anche affaristico, sia chiaro che spazia in, in due tronconi, ecco, direi, direi così, un 1980-1994 di potere essenzialmente, essenzialmente mediatico, eh, affaristico, con importanti implicazioni politiche, però secondarie, perché in quel frangente Berlusconi non era un uomo, un uomo politicamente... Eh, attivo eh, in senso diretto, era un sostenitore del PSI craxiano e della destra democristiana. E poi un uh, eh, diciamo così, un quasi ventennio, un, un quindicennio 1994-2011 di potere politico pressoché ininterrottamente diretto, e se escludiamo alcuni anni caratterizzati eh, dai governi di, di centro-sinistra tra il 96 e il, 2000, e il 2001 e un ritorno poi dal 2006 al 2008 del, eh, del centro-sinistra un ritorno molto breve tra l'altro eh, in, in una tornata elettorale in cui praticamente le elezioni erano finite in pareggio per cui sicuramente il, il berlusconismo ha egemonizzato eh, un quasi, quasi 35-36 anni di storia italiana e farne un riassunto non è eh, un riassunto complessivo e globale non è semplice, richiederebbe eh, moltissimo tempo, io posso dire quello che penso oggi eh, del berlusconismo. Dico che il berlusconismo è stata eh, un, eh, una fase della politica italiana caratterizzata da una generazione di esponenti politici di primo piano che gradualmente, ma inesorabilmente, hanno lavorato chi più chi meno. Eh, ma in quella direzione comunque sono andati, con parziali eh, retromarce, eccezioni, rallentamenti, mh, accelerazioni, ma sempre in quella direzione, ovvero nella direzione di desovranizzare il paese, di lavorare per la desovranizzazione del paese. Ricordiamo che Berlusconi fu eh, un, un iscritto alla loggia massonica atlantica Propaganda 2. Sottolineo Atlantica, eh. e la loggia P2 di fatto aveva come obiettivo strategico, quanto Atlantica, di fare dell'Italia eh, una propagine inerte, obbediente della Nato. Così è stato e Berlusconi era parte di questo progetto, sia dal punto di vista mediatico, sia dal punto di vista politico. Poi attenzione, eh, è stato però nello stesso tempo l'unico leader politico che su determinati eh, punti, su determinate eh, questioni ha mh, assunto delle posizioni più che altro di facciata, ma comunque perlomeno le ha dette nel, nel mainstream politico. Non è così eh, consueto che ciò accada. Ha assunto delle posizioni in controtendenza rispetto a questa vulgata platealmente atlantista. Ricordiamo ad esempio gli accordi con Gheddafi, importanti per la sovranità energetica italiana del 2010, gli accordi con Putin, South Stream, anche questi importanti per eh, un recupero della sovranità eh, energetica italiana. E ricordiamo una cosa, Silvio Berlusconi fu molto attaccato da sinistra, Diciamo così, nel, dalle parti del centro sinistra, non in quanto eh, espressione di un uh, liberismo tacceriano, poi naturalmente mitigato da altri componenti della sua coalizione, perché chiaramente nel centro destra non c'era solo lui, eh, ma perché amico di Putin e di Gheddafi. Berlusconi fu disarcionato nel 2011 da una sorta di eh, colpo di stato. Eh, mediatico finanziario, colpo di spread. Quello... colpo di spread, bravissimo, perché sostanzialmente era troppo amico di eh, Putin e perché si era opposto, eh, anche se in maniera del tutto così eh, formale, poi sostanzialmente non aveva potuto fare molto, perché in Italia di fatto non comandava lui e lì ce ne siamo veramente accorti, eh, pur essendo il suo governo democraticamente eletto. Piacesse o meno, eh, non comandava lui, comandava il deep state eh, atlantista. E beh, era stato disarcionato perché riluttante eh, a eh, portare a introdurre l'Italia nella campagna bellica della NATO contro la Libia. Queste sono eh, così, pagine di storia che non possono essere smentite. Il berlusconismo ha avuto eh, moltissimi lati oscuri. E personalmente non ho mai votato Berlusconi, per cui secondo me anche negativi. Però l'anti-Berlusconismo del centro-sinistra, eh, cioè eh, il rancore esibito dal punto di vista propagandistico per la figura di Berlusconi, perché se oggi tu chiedi a un esponente del centro-sinistra, non dico un esponente di Vertice, all'uomo della strada, un, un, un elettore qualsiasi del centro-sinistra, perché sei stato contrario a Berlusconi? Lui non te lo sa dire, non te lo sa dire, eh? dice, eh, perché non era perché era antipatico. Insomma, eh, sì, perché andava con le prostitute. Insomma, ti eh, sciorina tutta una serie di argomenti completamente secondari che con la politica non hanno niente a che fare, perché? Perché il centro-sinistra non ha mai criticato Berlusconi in quanto eccessivamente liberista in economia, ma in quanto. Amico, diciamo così, di eh, soggetti politici internazionali ostili nei confronti dell'atlantismo. Cioè l'antiberlusconismo è un alibi della sinistra, come diceva il filosofo Costanzo Preve, per non dirsi anticapitalista. In questo senso, eh, i, i, gli anti-berlusconiani de, de, del centro-sinistra si sono rivelati eh, perfettamente consustanziali alla dinamica atlantista e hanno rimproverato a Berlusconi di essere troppo tiepido nei confronti ehm, delle, del, delle guerre umanitarie, lo, no, come le chiamano quelli della Nato, e, e, e troppo ben disposto nei confronti di politici come Putin, come Gheddafi e come Lukashenko, ad esempio Berlusconi fu uno dei pochissimi leader europei a recarsi in visita di Stato a Minsk, e pertanto vedono in Berlusconi una, una specie di riflesso italiano di questi leader politici, non atlantisti, che loro detestano. Elisabetta, benvenuta, eh. come stai intanto? Grazie, grazie Riccardo, scusate il ritardo, oggi è un traffico impazzito, veramente ci ho messo due ore e mezzo ad arrivare, e, bene, grazie, è una giornata, insomma, si chiude un'era, lo dicono tutti i giornali, no? è, un po', è un po' effettivamente... Mi sei svegliata a Milano oggi. Si è svegliata in macchina, sì, devo dire. <ride> condivido quello che ha detto Paolo ehm, ha citato secondo me una, un anno molto interessante quel 2011, ne abbiamo parlato anche ieri all'ora della verità su BioBlu eh, è, è stato un po' un anno di rimente, il 2011 dalla morte di Gheddafi anche la lettera di Trichet, la caduta del governo Berlusconi il, la, diciamo, il governo Monti le riforme lacrime e sangue eh, diciamo quella è stata un po' la chiave di volta che ci ha messo davanti e alle, alle nuove eh, diciamo, direzioni sovranazionali alle nuove politiche imposte l'abbiamo viste diciamo conclamate e ricordo benissimo le lacrime di Elsa Fornero nel annunciare queste riforme no? mm, effettivamente poi Berlusconi condivido il fatto che è, è stato è riuscito diciamo in qualche modo a portare avanti una narrazione che era diametralmente forse opposta poi a, alla sua opera politica nel senso che lui si è eretto in qualche modo anche eh, paladino no, degli interessi del cittadino ha fatto alcune eh, ha messo in campo alcune misure effettivamente eh, che, che suggeriscono in questo senso eh, un, per esempio l'abolizione dell'ICI, la tassa sulla prima casa per esempio l'abolizione della tassa sul la successione, eh, la cedolare secca, eh, tra l'altro temi di cui si parla ancora oggi dal momento in cui la nuova segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein ha di fatto eh, proprio annunciato di voler aumentare le tasse eh, sulla casa, le tasse sulla successione. ecco Berlusconi eh, si proponeva no, come, eh, una, come una, un detassatore in qualche modo, poi invece l'abbiamo visto completamente eh, inerte nel momento in cui non è riuscito a porre un argine quando c'è stata la famosa lettera di Trisce e Draghi che suggeriva le riforme, lui poi di fatto ha dato un colpo al cerchio e un colpo alla botte e anche il fatto delle sue dimissioni sulla, su, sotto i colpi dello spread in quel 2011, secondo me eh, possono essere letti come una, eh, un, un non voler perdere il consenso e lasciare il lavoro sporco diciamo, a questo governo tecnico, il secondo eh, della storia italiana dopo il governo Dini, mh, propriamente Detto e eh, che diciamo ha portato avanti il lavoro sporco a cui comunque Berlusconi di fatto non ha saputo o forse non ha neanche voluto opporsi. Questo è un po' la mia lettura. Allora, vi leggo questo articolo, lo prendiamo da libero: Berlusconi, Meloni esulta per la sua morte e l'ultimo schifo di Vauro. Nella galleria degli orrori dei nemici di Silvio ci mancava solo Vauro Senesi, impossibile però per il vignettista del fatto quotidiano non partecipare in qualche modo alla sarabanda del cattivo gusto nel giorno della morte del cavaliere che si è spento, 86 anni, a San Raffaele. Il leader di Forza Italia lascia un vuoto enorme nella politica italiana, nel cuore del centrodestra che è di fatto fondato nel 1994 con l'alleanza tra gli azzurri, la Lega di Umberto Bossi e il Movimento Sociale di Gianfranco Fini e soprattutto nell'animo dei più riducibili anti-CAB, i veri orfani Berlusconi, come suggerito dal direttore di libro Alessandro Salusti, un infocato botta e risposta con il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Guarda Paolo, mi sembra di tornare indietro di vent'anni quando vedo certi articoli. A te cosa sembra? Mi sembra il solito gossip di poca importanza e di così tanto rumore per nulla, ecco. Eh, però è interessante notare che Berlusconi fu già con il suo governo, con uno dei suoi governi, proprio per capire chi comanda realmente in Italia, dove sta il potere depotenziato, nel, non mi ricordo più se era nel 2004 o 2005, però Poco importa, nel momento in cui fu più o meno costretto a rinunciare eh, al ministro Tremonti per, in economia e a sostituirlo con un tecnico, eh, tecnico, tra virgolette, cioè un, un uomo dell'establishment neoliberista sovranazionale, perché Tremonti era. Un, un esponente dell'establishment neoliberista nazionale, queste eh, distinzioni possono sembrare di Lana Caprina, ma non è così. Eh, che si chiamava Siniscalco, se non, se non sbaglio. E eh, Berlusconi, fu di fatto, dopo la sconfitta alle regionali di quell'anno, eh, costretto a inserire un uomo dell'establishment globalista al ministero chiave dell'economia del paese. Andiamo indietro nel tempo. 1994, primo governo Berlusconi, anche lì, eh, quella, Berlusconi nel 1994 fece l'alleanza al nord con la Lega, all'epoca si chiamava addirittura Lega Nord, e eh, al, nel centro-sud con il movimento sociale italiano che stava accingendosi nella sua sciagurata trasformazione in alleanza nazionale. Sciagurata, ma redditizia naturalmente per fini e compagnia bella. E eh, sciagurata per chi credeva che quel partito fosse un partito antisistema. Ebbene, nel momento in cui andò al governo, si eh, eh, formò il governo Berlusconi, che includeva anche leghisti e ormai post-missini, dall'Unione Europea dissero a Berlusconi che eh, i ministri direttamente legati al movimento sociale italiano non dovevano esserci perché temevano che in politica estera non fossero completamente allineati alle indicazioni atlantiste. Il Movimento Sociale Italiano era un partito uh, così, uh, piuttosto atlantista, però al suo interno c'erano delle componenti un po' recalcitranti nei confronti dell'atlantismo più spinto. Ma Paolo, di fatto che... sì? lo sgambetto che ha fatto fine a Berlusconi, secondo te, è stato... Ah, poi ne parliamo, um... eh. poi ne parliamo. Sta di fatto che nel 94 eh, il Movimento Sociale Italiano dovette inserire una lista di ministri che di fatto eh, nei, nei suoi, i suoi uomini e le sue donne inserite in quella lista non venivano dall'MSI, erano quasi tutti ex democristiani, convinti atlantisti, per dirne una. Nel 2001 Berlusconi dovette nominare, subito dopo la vittoria eh, elettorale piuttosto travolgente, de devo dire, alle elezioni di, di quell'anno, Ministro degli Esteri Renato Ruggero, un uomo del Fondo Monetario Internazionale. Perché dovete nominare il Ministro degli Esteri un uomo del Fondo Monetario Internazionale? Perché se non fosse stato così, se avesse nominato il Ministro degli Esteri un personaggio politico più legato all'anima diciamo all profonda, all'elettorato profondo. Eh, del centrodestra, che in quel momento era rappresentato comunque eh, dai settori, eh, da certi settori anche, anche popolari eh, del nord eh, e, e del centro-sud, ma con istanze diverse, ma comunque non troppo eh, inclini alla ehm, sottomissione ai confronti dell'Unione Europea. Beh, Berlusconi non avrebbe mai governato, nonostante avesse stravinto le elezioni. Attenzione, eh, questi sono passaggi importanti. Non puoi governare anche se stravinci le elezioni a meno che tu non dia garanzie di stabilità, cioè di obbedienza al Fondo Monetario Internazionale, cioè all'Unione Europea, cioè alla Nato, cioè al Tesoro degli Stati Uniti. Lo sgambetto di, di Fini nel 2010, perfetto, orchestrato naturalmente dal personaggio politico Gianfranco Fini, che in quel momento era più vicino dal punto di vista politico naturalmente a quello che era il deep state e perché hanno tentato quel, mh, eh, quel colpo nel 2010 per disarcionare Berlusconi anzitempo ci sarebbero poi riusciti nel 2011 con la questione dello spread perché nel 2011 si preparavano dei, um, dei, mh, delle azioni politiche degli eventi politici eh, come ad esempio l'operazione in Libia o la ristrutturazione del debito, eccetera, 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 che eh, probabilmente avrebbero incontrato l'opposizione di Berlusconi e invece il consenso di Fini. Tant'è vero che nel progetto politico di Fini nel 2010, che si chiamava Future Libertà, andarono a convergere tutti gli esponenti liberal di quella che fu alleanza nazionale e anche qualche centrista. Cambiamo argomento. Vi leggo quest'articolo. Prove tecniche di terza guerra mondiale. Mette i brividi a prendere il fine dichiarato della NATO, prepararsi a un eventuale conflitto in Europa. Durerà sino al 23 giugno l'esercitazione militare antirussa, che vedrà le forze di 25 nazioni. Vogliamo dimostrare l'agilità e la rapidità delle forze aeree come primo soccorritore e mettere in mostra la forza aerea della NATO. L'ambasciatore USA Berlino, Amy Gutmann, senza tanti giri di parole, lo dice chiaramente. Sarei piuttosto sorpresa se un qualsiasi leader mondiale non prendesse nota di ciò che questo dimostra in termini di spirito di questa alleanza e di forza di questa alleanza. E questo include il signor Putin. Elisabetta, un tuo commento. Eh beh, eh, stanno spostando la finestra stanno cercando di rendere accettabile ciò che non lo dovrebbe essere nel senso la guerra a casa nostra eh, abbiamo visto eh, l'invio di carri armati c'erano inizialmente delle timide resistenze poi sono stati inviati la questione dei caccia la stessa cosa eh, all'inizio no, non è il momento no, magari no e poi adesso eh, anche, anche i caccia sembrano sdoganati nel conflitto l'invio dei caccia in Ucraina adesso anche con queste esercitazioni secondo me si vuole eh, portare avanti l'idea che ci sarà anche un conflitto delle, un, un, um, un intervento delle truppe e quindi dopo tutte le armi possibili immaginabili arrivano i soldati no? arrivano eh, le, le nostre truppe fo forse insomma e questo è preoccupante chiaramente. L'esercitazione in Germania è, è, molto, è sintomatica, ma non c'è solo quella. Ci sono eh, esercitazioni in corso anche nelle nostre isole, in Sardegna, per esempio. Ci sono state delle grosse proteste. Quindi, eh, chiaramente, eh, si sta cercando di rendere accettabile tutto questo. Si sta cercando di eh, spaventare la Russia da una parte. Ma io credo che siano anche azioni propagandate per orientare e condizionare in qualche modo l'opinione pubblica. Mh, ero in giro per per fare un servizio raccogliendo opinioni eh, dalle persone eh, sull'invio delle armi all'Ucraina mi ha colpito molto sentire da praticamente tutte le persone giovani under 35 eh, il fatto sì io sono pacifista ma eh, parole proprio testuali Putin è un fascista e allora dobbiamo combatterlo eh, non si può stare non si può essere imparziali cioè io credo che ci sia stato un condizionamento mentale molto pesante che eh, ha portato in qualche modo anche proprio l'opinione pubblica giovanile, questo è molto preoccupante, eh, ad accettare il conflitto. E allora, quando fai la domanda, ma tu sei pronto ad andare a combattere in Ucraina? Eh, le persone giovani, no? che poi sono le prime che dovrebbero essere no? insomma ehm, inviate in qualche modo coinvolte direttamente, eh, rimangono di stucco, si interrogano, però effettivamente eh, vediamo che non c'è un vero e proprio ragionamento. Non c'è una vera e propria eh, presa di posizione forte a favore della pace e quindi eh, c'è molta superficialità in questo conflitto. Come cioè... fanno a, da una parte promuovere tutta una campagna LGBT e dall'altra chiedere di, di partire per, eh, e armarti per partire per la guerra? cioè È un po' un controsenso forte della narrazione di oggi. E infatti, questi guerrieri del sistema non ci sono, cioè, è che poi Ma... ci Infatti, la propaganda anti Putin, poi per, per la verità, è anche eh, diciamo stata molto condizionata sulla questione LGBT. Non so se vi ricordate, ma si diceva proprio che la Russia era il paese Bravo. dove si perseguitano gli omosessuali, dove non è possibile essere omosessuale. In realtà, io quando sono stata in Russia nel 2019 l'ho chiesto alle guide, perché questa narrazione era già presente, e allora ho chiesto ma è vero che qui non si può essere gay? E loro mi hanno detto assolutamente no, ognuno è libero di fare ciò che vuole in casa propria, noi tradizionalmente non ostentiamo, non abbiamo una, un carattere, una personalità per cui non ci piacciono le ostentazioni, questo sia dalla parte eterosessuale che dalla parte omosessuale, quindi eh, chiaramente mh, aveva molto minimizzato. Poi è chiaro che anche lì c'è una componente di, di propaganda, e io non, non sono assolutamente eh, schierata da una parte o dall'altra. Però eh, tutta questa repressione dell'omosessualità non emergeva, non emerge certo un'ostentazione, come invece in molti altri paesi occidentali con pride sempre più frequenti. No? È, chiar... <ride> è, è, un, è un po' questo, secondo me, la. Io sono molto molto spaventata dalle politiche sessuali, devo dire, dalle, da questo gender, da questo pacchetto gender che sta scivolando sempre più in basso anche anagraficamente. No? Adesso andiamo a toccare i bambini, sono molto colpita da queste direttive sull'educazione sessuale dell'OMS, sono sconvolta, ho letto il documento e mi ha messo i brividi no? quando si parla di sessualizzare i bambini da 0 a 4 anni facendo scoprire loro la masturbazione. Ecco, scusate se uso questa parola, però è veramente, è, è veramente preoccupante. E, e, e in tutto questo, ed è tutto un po' un, un pacchetto, un aspetto unitario che passa attraverso effettivamente tutti questi vari aspetti della vita del, del cittadino, che convogliano però insomma in un eh, tentativo di cambiare, modificare radicalmente le abitudini anche sessuali della cittadinanza, credo. Di portare il degrado si capisce bene che c'è un bello stampino dietro, un bel marchio, ben chiaro. Paolo, a certe dinamiche, a certe leggi, c'è che è da dire che Putin è sotto attacco proprio perché non ha accettato alcune campagne LGBT nel suo paese. Come vedi questo scenario di guerra possibile in Europa? Allora, sono d'accordo e faccio eh, un, un piccolo incipit. E la questione LGBT, eh, la, la, diciamo così la, la deriva, l'ideologia, la, la propaganda, la cultura LGBT è stata rifiutata in Russia non per questioni legate al, all'odio sociale nei confronti dell'omosessualità, ma per altri motivi. L'LGBT viene rifiutata in Russia e non solo in Russia perché è considerato dalla popolazione russa, in questo caso parliamo della Russia, dunque la popolazione russa, come il cavallo di Troia per far entrare nel paese eh, l'ideologia del nemico, cioè il liberalismo. I russi collegano, e in questo non hanno torto, eh, l'LGBT, i circoli, il movimento LGBT, con il liberalismo politico. E culturale, e siccome hanno pagato negli anni 90 un prezzo molto elevato per eh, le politiche liberali che sono state eh, effettuate eh, nel paese sotto l'egida del Fondo Monetario Internazionale e dell'amministrazione Yeltsin, eh, dal 1991 in avanti hanno pagato un costo sociale altissimo. Non, non sto qui a a ripetere e a, a tediarvi con tutto quello che è accaduto in Russia dal punto di vista sociale negli anni 90, la, la, la popolazione stremata, i soldi che non valevano più nulla, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Una povertà incredibile, un paese allo sfascio, un esercito smembrato. E, ehm, e per cui loro dicono, oggi eh, l'LGBT, è eh, un, appunto un cavallo di Troia, un grimaldello per cercare di far entrare nel paese eh, l'ideologia del nemico e aggiungono se noi eh, aderiamo all'ideologia del nemico o se comunque una parte cospicua del paese e delle, dei suoi strati sociali aderiscono all'ideologia del nemico, beh la capitolazione è dietro l'angolo perché un paese capitola nel momento in cui fa propri i, I codici eh, simbolici di integrazione sociale e culturale di chi vorrebbe vedere quel paese distrutto. Tra l'altro, eh, dal punto di vista proprio eh, legislativo, non c'è nessuna persecuzione dell'orientamento dell sessuale in Russia, perché eh, l'omosessualità è stata depenalizzata in Russia nel 1993. Eh, era reato l'omosessualità eh, nell'Unione Sovietica, punibile fino a 5 anni di reclusione, ma è stata depenalizzata nel 1993 e non è mai più stata dall'epoca ricriminalizzata, per cui sono già 30 anni che l'omosessualità in Russia è pienamente legale. Eh, C'è invece una legge che eh, punisce con una multa, ripeto, con una multa. Uh, L'esibizione e la propaganda eh, LGBT nei confronti dei minori, per cui questa legge è stata fatta di, così, eh, di fatto per, eh, è stata promulgata di fatto per eh, avere un, il pretesto per vietare il gay pride. Ma non è stata promulgata da eh, un parlamento o da un presidente cattivissimi che vogliono sottrarre diritti a un popolo eh, immediatamente desideroso di gay pride. Non è così. Questa legge è stata promulgata perché la chiedeva la popolazione stessa. Putin e i suoi erano piuttosto recalcitranti perché in quel periodo storico volevano mantenere buoni rapporti con l'Occidente, anche a livello culturale. Sono stati indotti eh, a varare questa legge perché nelle regioni e nelle repubbliche che compongono la Federazione russa. Eh, I governatori e i presidenti delle repubbliche, eh, i governatori regionali e i presidenti delle repubbliche avevano già su base locale introdotto una simile legislazione in alcuni territori della Federazione russa, la Federazione russa è divisa in repubbliche, oblast e krai, cioè in repubbliche autonome, province e regioni, ebbene sotto la spinta eh, de de della, ri della rivendicazione popolare. Cioè la gente chiedeva che in queste repubbliche, in questi territori della Federazione russa, fossero vietati i gay pride. E così è stato. Perché alla fine i governatori si sono dovuti, per mantenere il consenso pubblico, si sono dovuti allineare a queste richieste. La stessa cosa ha dovuto fare il Parlamento e la Presidenza della Federazione russa, il governo russo per venire incontro a quella che era l'opinione pubblica interna. Ma attenzione, guardate che tutto ciò non accade solo in Russia, tutto ciò accade anche, in forme solo lievemente più sfumate, in paesi, udite, udite, dell'Unione Europea. La Polonia, ad esempio. In cinque regioni che si chiamano voivodati della Polonia, segnatamente quelli della parte sud orientale del paese, ci sono delle consuetudini ormai, diciamo così, molto radicate, anche se non, non ancora eh, normativamente eh, stabilite, eh, che di fatto mh, considerano e ehm, definiscono questi voivodati, queste regioni, zone libere dalla propaganda LGBT. Di fatto in queste regioni il gay pride è vietato. E, e la Polonia è, un è non solo un paese dell'Unione Europea, ma è il paese chiave in questo momento dell'Unione Europea, perché è il paese su cui l'Unione Europea e su cui gli Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti, più hanno investito come pungolo nei confronti della Federazione Russa e come rampa di lancio per l'attacco alla Federazione Russa insieme all'Ucraina occidentale. E attenzione, la Polonia. Da questo punto di vista, nonostante l'Unione Europea si faccia paladina di questo LGBT, si sta muovendo in una direzione molto più simile a quella della Russia. C'è una contraddizione di fondo molto evidente. Ribadisco e chiudo su questa, su questa vicenda: eh, l'LGBT non è l'omosessualità, cioè si può essere omosessuali, ma si può essere omosessuali senza aderire al movimento LGBT. E si può essere. Non omosessuali e aderire al movimento LGBT perché l'LGBT è una cultura politica. Gay non vuol dire omosessuale. Gay, se tu guardi la traduzione letterale, vuol dire frivolo e disimpegnato. Ma non ha nulla a che vedere con la questione sessuale. E il Gay Pride, in quanto tale, cos'è? Un'Americanata. Non ha nulla a che fare con la rivendicazione dei diritti eh, degli omosessuali dal punto di vista sociale, ma oggi sono tutti precari, giovani, eterosessuali, omosessuali, bisessuali, asessuali: sono tutti precari. Sì, sono tutti completamente eh, schiavi di questo sistema che. Eh, Alienante vuole il... ma perché scusate quando c'era la campagna di benedizione di massa se io eh, eh, io che sono eterosessuale un altro omosessuale l'obbligo valeva per entrambi eh? e, e se l'omosessuale si fosse rifiutato di sottoporsi alla benedizione eh, semi obbligatoria o obbligatoria se ha più di, di, di 50 anni non è che gli facevano uno sconto perché era omosessuale, eh, se la, doveva farlo lo stesso. Per cui è un modo questo l'LGBT per dividere le comunità su basi spettacolistiche. Perché il gay pride è parte della società dello spettacolo, è un'americanata fatta apposta per diffondere uno stile di vita, per diffondere uh, uh, prodotti commerciali e per diffondere un determinato uh, stile di comunicazione anche mediatica che abbia a che fare con un sistema di esportazione della democrazia all'estero. Ti dicono che LGBT uguale democrazia. Non è assolutamente così. LGBT uguale mercatismo. Guarda, qui a Padova c'era un locale che per anni continua ancora a fare questi eventi che poi hanno portato, diciamo, questo pride eh, a livello nazionale, non a caso in alcuni settori, in alcuni locali di, questi, eh, di questa tipologia. Poi hanno fatto carriera politica eh, come Vladimir Luxuria, cioè c'è stato un grande interesse a livello poi di potere nel gestire queste tipologie di attività e anche di promuoverle poi nel territorio. Elisabetta, cambiamo discorso: allora Draghi diceva non ti vaccini, ti ammali, muori, e eh, ometteva il fatto che potresti vincere anche tutti i campionati di tennis del mondo eh. perché Djokovic che doveva ovviamente star male non doveva partecipare è il tennista più completo di sempre cioè neanche Nadal probabilmente gli andrà dietro cosa eh, sì. pensi di lui e quanto può dar fastidio un personaggio come Novak o Novaks al sistema <ride> Ah beh, è un eroe sicuramente cioè, è stato uno dei pochissimi sportivi che ci ha messo veramente la faccia che ha dato degli insegnamenti al mondo e che ha pagato delle conseguenze altissime, io ricordo la sua detenzione, cioè, lui è stato messo in un carcere in Australia e adesso la giustizia divina e forse non solo quella agisce lui ha vinto in terra di Nadal appunto, Nadal non sta bene peraltro insomma c'è dei problemi fisici e, e, e tra l'altro Secondo me è, è proprio anche un vantaggio dei puro sangue a un certo punto, nel senso che vediamo tantissimi sportivi che sono... Ehm, in qualche modo eh, fermi nel, nei loro avanzamenti di, di carriera, di risultati. Mi ha colpito moltissimo parlare con una mamma della nostra area eh, che aveva un figlio nuotatore, un ragazzo adolescente che è stato bloccato di fatto, non poteva più andare in piscina perché non ha aderito alla campagna vaccinale legittimamente, ma non ha potuto allenarsi più. La sua grande passione era il nuoto, l'ha vissuta eh, malissimo, ovviamente, non ha più potuto allenarsi. Andare in piscina per dieci mesi. Una volta tornato in piscina ha, ha, è riuscito, si è qualificato per una gara eh, dopo pochissimi allenamenti, che eh, questo mi è stato raccontato da sua madre: una gara eh, in cui ha, è arrivato primo, e la cosa che aveva colpito la madre è che i suoi compagni che si sono continuati ad allenare dopo il vaccino per quei dieci mesi, in realtà non hanno in quei dieci mesi, mesi progredito, migliorato i propri tempi, al punto che il figlio ha vinto. E invece, ragazzi, Adolescenti che continuano ad allenarsi dovrebbero progredire, migliorare nei tempi, invece si sono fermati e questo ragazzo, anche se è stato fermo dieci mesi, da puro sangue ha stravinto una gara con persone, tra l'altro, era il più piccolo, era quello più indietro, era quello dato, insomma, eh, con, con poche chance di vittoria, e invece eh, è arrivato primo in questa gara di nuoto. Questo, secondo me, è un aspetto da considerare nel senso che eh, questi sieri provocano dei, dei danni probabilmente anche non. Eh, così evidenti, magari silenti, che però di fa dal punto di vista anche cardiovascolare eh, e quindi puro sangue a un certo punto eh, si trovano avvantaggiati, poi è chiaro che oh. Djokovic è un grande campione indiscusso, lo era prima e lo è oggi eh, però secondo me c'è anche un aspetto da considerare dello stato di salute di chi invece si è vaccinato, io penso questo e eh, comunque insomma è una grande soddisfazione perché è un po' una rivincita per tutti noi eh, insomma. Ma... guarda è grave io era... ho giocato a basket quando ero piccolo ogni tanto ancora lo faccio, ho smesso di andare in una certa ritrovo mi facciamo le partitine sai, non vaccinati e vaccinati e vedevo quello che stava succedendo. Sai, e ho smesso di andarci anche perché eh, non, era, non era semplice assistere a volte a certe dinamiche. Mi ricordo quando ero giovane, invece, in alcune squadre ben blasonate italiane. Io mi ricordo che poi per farti un esempio, alcuni miei colleghi che restavano in quelle squadre, ma io non ero assolutamente forte per poter andare non so in Serie A e Serie B, però crescevano molto più di me perché non si capiva bene ma di quali integratori ti davano, insomma pompavano fin da piccoli, perché ovviamente il basket devi essere alto e grosso per giocare, adesso è come se fosse il contrario cioè ti hanno consigliato questo vaccino che ti sta poi anche abbassando i tuoi risultati eh, a livello sportivo ed è una cosa davvero completamente fuori di ogni... Di ogni e 30. le cose emergono se pensiamo anche al mi pare era il Tour de France il ciclismo, quando praticamente tantissimi atleti hanno detto abbiamo qualcosa che non va e ovviamente questa notizia è passata molto molto sotto traccia però eh, effettivamente io penso che nel mondo dello sport c'è una cartina di tornasole per lo stato di salute dopo la campagna vaccinale e a guardare le dichiarazioni degli atleti, a guardare quello che succede eh, io penso che questa cosa dovrebbe emergere Paolo, ti dico questa notizia: è una cosa locale, però sono morti quattro ragazzi in una strada che è quella che collega Treviso a Jesolo. Quindi, se la strada un po' delle vacanze dell'estate, dell dei locali. Io, sinceramente, in vent'anni non ho mai sentito una notizia del genere. cioè ne succedeva in tutta un'estate una cosa così. È successo il weekend. Buongiorno a tutti. Paolo mi senti? No, sì, ti sento. Sì, sì, sì. Eh, no, pensavo dovesse partire un servizio, scusami. Eh, beh, ma guarda, io eh, ero qualche giorno fa in, un, in uno stabilimento balneare in cui si, si pranzava e vicino a noi c'erano delle persone che chiacchieravano, pranzavano anche loro al tavolo vicino e apertamente. Apertamente queste persone che non mi sembravano eh, in, in alcun modo eh, dei cospirazionisti o Dino Dino Max. Sì, no, 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 assolutamente, avevano proprio l'aria di eh, diciamo così: ceto borghese del nord abbastanza rilassato, benestante, e dicevano da quando ho fatto questa benedizione. Eh, me ne sono successi tutti i colori eh, e, la, e davano soprattutto per scontato, attenzione la gente sta cominciando a capire, eh, davano per scontato che questa benedizione la chiamo così per evitare che chiudano nuovamente il canale eh, stimola e, e, e sviluppa i tumori, ma lo davano per scontato cioè dice, a un certo punto diciamo ma saranno medici questi? Non lo so perché ne parlavano in maniera molto disinvolta, perché poi purtroppo no, uno ascolta e eh, l'occasione fa l'uomo ladro, tende l'orecchio, eh, senza volersi fare i fatti degli altri, però questi parlavano anche ad alta voce, e dicevano, una di queste persone diceva che lei stessa aveva sviluppato un tumore, o meglio, si era riacutizzato un tumore curato e silente da molti anni subito dopo il vaccino, o oh, scusate, subito dopo la benedizione. E questo era confermato dagli altri eh, suoi commensali. Ora, io discorsi così ne sento sempre di più, cioè uno si siede a un tavolo di un ristorante e, e mangia, no? si siede lì e, e senti le persone vicine che parlano di questa cosa, non è che parlano di, eh, eh, di, di altro, dei fatti loro, ok, però vuol dire che è un fenomeno diffuso, cioè statisticamente parlando dovresti sentirlo una volta ogni... Ogni chissà quanto, invece lo senti spesso e lo senti sempre con più dettagli che vanno in una sola direzione, ma dettagli importanti eh? perché quando si parla di tumori che si sviluppano eh, subito dopo un determinato trattamento sanitario o che si eh, ripresentano dopo una fase di remissione dovuta a intervento tempo. chirurgico, eccetera, subito dopo un determinato trattamento sanitario, e ormai la gente che ne parla in maniera disinvolta cioè di fronte a tutti, cosa che nel 2021 avrebbero, avrebbe fatto un po' più fatica a fare perché eh, c'era anche più eh, un collegamento mh, eh, psicologico tra rinitenti alla sua amministrazione e complottisti e Novax. No? Adesso questo collegamento psicologico viene a mancare perché? Perché sulla propria pelle hanno vissuto esattamente quello che eh, sciaguratamente... Era l'ipotesi, cioè era l'ipotesi sciagurata che si andava paventando, si andava anche mettendo eh, così eh, in guardia le persone da queste cose e adesso sono, eh, le vivono. A me ha impressionato, e francamente, non perché non me l'aspettassi, perché è francamente. Ma mi ha impressionato la disinvoltura ormai con cui se ne parla e soprattutto il numero di persone che sono sempre più coinvolte, purtroppo, in questo tipo di, eh, eh, diciamo così, di tragedie. Perché quando si presenta un, un tumore o quando si ripropone un tumore sopito da magari dieci anni e tu eri tranquillo, avevi ricominciato a vivere, è una tragedia inimmaginabile perché poi devi o morire o soffrire moltissimo. E questo ormai. È diventato un pur parlé, un pur parlé. Cioè, si parla di no, questo come si parla del, 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 del calcio. si è recotizzata una malattia generale che è, non so cos'ho, ma non sto meglio, non sto più come prima. Perché tu, guarda, tu parli con tantissimi e allora, in, alcuni vogliono imbarazzo, chiudono subito le orecchie, non vogliono, non vogliono assolutamente andare a fondo su quello che hanno, perché ovviamente nessuno vuole capire se stai male, se non sta male, cioè. Certo che vuoi saperlo, però non sei così, capito? Ricerchi se la notizia negativa di quello che potresti aver fatto sul tuo corpo o sulla tua anima, quindi è plausibile anche una chiusura di questo tipo. Ma quando li senti parlare apertamente ti rendi conto che sono in tanti, perché anch'io li ho sentiti. È morto mio papà, è morto mio marito, e si rendono conto che probabilmente c'è un collegamento ma come possono reagire queste persone quando il sistema gli chiederà ancora qualcos'altro, Elisabetta, più avanti, se non con un bel baffa. Cioè, io, no, io, non mi rendo, io non so come faccia a tenere ancora tutta quanta questa narrazione, tutte quante le reti del potere, con i propri cittadini incazzati neri, malati. O io temo che Bisognerà agire per altre vie. Io temo che alla prossima eh, emergenza sanitaria ci sarà, l'hanno detto, l'hanno dato per certo, eh, non agiranno con gli stessi sistemi, non, ci sarà, non, non, non seguiranno lo stesso percorso, dovranno cambiare qualcosa proprio perché c'è un risveglio in atto delle coscienze. Quindi bisognerà vedere eh, quali, quali saranno gli strumenti di pressione. Secondo me cambierà. Cambierà tutto, non ci sarà il lockdown generalizzato, eh, forse anche l'obbligo farmacologico cambierà di modalità. Certo è che non è finita qui, questo è sicuro e lo stanno dicendo. Cioè, ormai la, la, la cura. È, la, tutto l'ambito sanitario è completamente eh, diciamo sul binario delle politiche vaccinali proprio questo è, è in dubbio ormai tutte le ricerche tutti gli sforzi si concentrano lì è vero c'è un bellissimo studio che ha rilanciato il professor Cosentino eh, che eh, diciamo eh, eh, fa emergere i dati delle, dei problemi cardiaci con la vigilanza attiva è stato fatto un elettrocardiogramma Uh, ai ragazzi giovani eh, prima, due giorni prima della somministrazione e due giorni dopo la somministrazione e attenzione questo studio si ferma alla seconda dose a mRNA dopo la seconda dose ve vediamo il 17% di giovani che presenta delle anomalie in questo studio e siamo fermi alla seconda dose il 17% vuol dire rispetto alle stime eh, ufficiali della farmacovigilanza passiva il 1000% eh, in più di, eh, di problemi eh, insorti. Quindi, effettivamente, noi abbiamo un, un tema enorme, che è quello delle conseguenze di queste di, queste di questa campagna vaccinale. E eh, io penso che sì, ci sia in atto una presa di coscienza da parte di molti. Come dicevi giustamente, Riccardo, c'è anche un meccanismo di rimozione per cui molte persone invece eh, negano completamente. Eh, eh, io ho un amico ancora convinto che la sua pericardite, è cinque giorni in terapia intensiva, eh, ancora peraltro la mia pericardite non era, non era stata inserita tra gli eventi eh, avversi dei sieri MRNA, quindi eh, ancora non se ne sapeva. Io l'ho rincontrato pochi non mesi fa è tra, tra gli eventi costanti che l'hanno messa <ride> sì esatto, avversi e costanti certo. e, e, e lui ancora tutt'oggi nonostante poi questa patologia che gli è stata diagnosticata che l'ha portato 5 giorni di ricovero che non è sicuramente una condizione simpatica lui peraltro non, non parliamo di un fumatore non parliamo di un bevitore, parliamo di uno sportivo campione di taekwondo, cintura nera terzo dan, quindi insomma è per una persona che insomma è, e lui, tutt'oggi, mi ha detto no, no, ma mi hanno detto che non è collegato, che non è correlato, non c'è correlazione. Molte persone mh, alzano le spalle, dicono no, ma mi ha detto che non c'è correlazione. Io ho visto tantissime persone morire, purtroppo, leucemie. Qui torniamo come un uroboro all'inizio della nostra rassegna stampa. Ho no? visto che Berlusconi è morto di una leucemia, che Tajani aveva detto... Eh, che doveva riprendersi, questo nel 2021, deve ancora riprendersi dal vaccino, l'ha proprio detto, insomma, quindi diciamo che alleggia un po' anche questo spettro anche nel caso di Berlusconi. Eh, però effettivamente io ho visto tantissime persone stare male, cioè non solo tumori riacutizzati, problemi cardiaci, problemi neurologici tantissimi, parestesie, eh, problemi cronici che si riacutizzano, ed effettivamente ancora non abbiamo capito bene la cinetica di questo, la, la, la farmacologia. Allora, Vi racconto di questa cosa perché... Eh, Lì proprio capisci come il sistema può vincere. C'è questo mio compaesano, ok. Io ti parlo ovviamente di due anni fa, quando ha iniziato a fare restrizioni per i non vaccinati. Sua figlia era una maratoneta faceva atletica leggera, si è vaccinata e ha avuto dei grossi problemi eh, cardiaci, non ha più potuto fare sport. Suo papà, che io conosco, ovviamente era dei nostri, cioè questa è una schifezza, è una porcheria. Però, quando gli hanno tolto i bar, le osterie, i ristoranti e la vita sociale, la seduta ce l'ha fatto zitto e muto, sapendo i problemi che ha avuto sua figlia. E lì vai a capire quanto il sistema è potente, no, Paolo? Certo. Eh, perché? Perché naturalmente fa leva su quelli che sono i, diciamo così, eh, eh, i bisogni profondi de, de, dell'essere umano nella società contemporanea no? e, e il, il lavoro eh, inteso come eh, purtroppo unica possibile fonte di sostentamento in assenza di una rete comunitaria sociale che possa anche aiutare chi si è opposto a questa deriva di violenza privata eh, il, lo svago attenzione, lo svago, allo svago si può rinunciare eh anche al lavoro in, in, in molti casi, e ci sono persone che l'hanno fatto con grande dignità, con grande fatica, dignità e coraggio. E coraggio, no? Eh, però allo svago possono, si può rinunciare anche con, con meno cioè, anche più facilmente. Eppure, quanti ne ho sentiti? Io, eh, ma devo andare in palestra. Ma ne ho sentiti veramente tanti. La palestra è stata una delle eh, per molti aspetti, diciamo che viene subito dopo il lavoro e, e davanti ai ristoranti. Ma se il lavoro comunque è un'arma di ricatto veramente odioso, e questo è, è, è vale Però, la palestra, io con tutto il rispetto. Eh, poi io ci sono andato per moltissimi anni, è un'attività che eh, per cui ho, ho, ho il massimo. Però si può rinunciare, cioè, vivi, non è il cibo, vivi. Anche senza, magari per qualche mese ti organizzi in altro modo. Però molti l'hanno fatto per questo: la palestra, la palestra il guarda, ristorante. Il principale anche... era, no, ma ho dovuto farlo, ho dovuto farlo eh, per sì. lavoro. Eh, ma lavori da solo perché hai dovuto farlo? Eh, no, ma perché? Cioè, è diventato talmente un tranello a livello mediatico che dovevi farlo per forza. Che ma si poi sono attenzione. Involocati se posso anche l'assenza sui luoghi di lavoro di eh, comunità organizzate e collettive che potessero dissentire in massa. Ma perché? Perché se i sindacati, i tre principali sindacati di questo paese si sono schierati apertamente a favore dell'obbligo e apertamente a favore del lascia passare per lavorare, più di così, cioè i sindacati che dovrebbero tutelare i lavoratori e che sono costituiti da lavoratori stessi, Burocrati molte volte che non, non, non lavorano, però, comunque, sono, ci so, hanno molti lavoratori Della no, cretiberia che hanno avuto proprio le aziende che si sono sostituite allo Stato e i carabinieri nel controllare certe dinamiche certo. cioè, e, e è, i sindacati che, che hanno detto di sì. Carabinieri. I sindacati, ovviamente, braghe di tele è passato tutto, ma i direttori d'azienda, i direttori d'ufficio, i capi reparto. cioè Io mi ricordo, mio cugino mi raccontava, erano rimasti in due, a non essere vaccinati alle pressioni che subivano all'interno dell'azienda. Cioè, questa e è certo. la follia che il datore di lavoro si è sostituito a capo e a controllore mero del, dello Stato cioè, è crollato tutto il sistema imprenditoriale, c'è cioè, una persona che ha deciso di non vaccinarsi, non ci torna più a lavorare dopo in una situazione del genere e certo anche perché, perché si è stata questa sostituzione eh, no, col, col datore di lavoro il capo ufficio che diventa in questo senso un controllore e, e attenzione anche nelle attività eh, Nelle attività private, concorrenziale in regime di concorrenza, questo è avvenuto e il titolare di una attività commerciale che io conosco, così mi aveva detto: poi Non so se fosse vero o no, ma io eh, racconto quello che mi è stato detto, no, lo prendo per buono. Mi aveva detto: Guarda, che io non chiederei nulla, non ti chiederei il lascia passare per entrare, però se io non lo faccio, i clienti, ripeto, i clienti. Eh, vanno, eh, passano nell'altra attività concor commerciale concorrenziale, cioè se ne vanno perché vogliono che lo chieda e poi. E i concorrenti stessi se si viene a sapere che io non lo chiedo che io faccio delle eccezioni mi mandano eh, i vigili urbani o la polizia per fare i controlli e per farmi chiudere sta diventando mi hanno appunto detto questi esercenti eh, una specie di sta diventando questo lascia passare eh, una specie di arma in mano alla concorrenza e in mano a determinati operatori economici per distruggere le, 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 gli altri operatori economici in concorrenza tra di loro per ricattarli o per controllarsi a vicenda o per intimidirsi a vicenda. E poi, ne, nel, nello specifico, perché i clienti chiamano no, e dicono, oh scusate, eh, attività commerciale tal dei tali, sì, e chi ha detto e lascia passare per... E eh, eh, questi, chiaro, che se uno no, ti telefona... Le elezioni su TripAdvisor o su Google ma, e, e non poi, chiedevano ma... il Green Pass. Eh, ma perché la psicolog nella psicologia di questi individui, cioè, io l'ho fatto, mi sono ah, assunto il rischio e abbiamo visto no? quali eventi avversi e reazioni avverse, effetti collaterali a lungo e medio termine correlati ci sono, io l'ho fatto. E Emo, eh, gli altri sono, sono sono, devono essere sentati, io l'ho fatto, so più, sono più fesso degli altri e adesso mi sincero che lo abbiano fatto anche gli altri, altrimenti eh, li denuncio. Cioè, attenzione, si è creato proprio uno scontro sociale, eh? Guarda, uno scontro sociale a bassa mi intensità mi... nel paese. Mi ricorda questa frase, volerò, disse il bruco, tutti risero, tranne le farfalle. Elisabetta, chiudiamo con te in bellezza. Eh beh, no, sono pienamente d'accordo c'è una componente grossa di invidia sociale e questo è in dubbio nel senso che eh, chi, so, maggior, proprio chi aveva dubbi probabilmente eh, e che l'ha fatto magari contro voglia, con qualche timore eh, poi si sono rivelati spesso quelli più eh, pass da run del vaccino degli altri, la cosa che a me ha colpito tantissimo eh, quando sono andata appunto in giro per Milano a fare le vox populi sul eh, Green Pass globale, no? Questa notizia di una settimana fa eh, i giovani nei giovani c'è una tale confusione per cui ancora mi è stato detto che io il vaccino lo faccio per gli altri e allora capito eh, chiedi ma non, ancora non ci sei arrivata che non protegge dal contagio che eh, eh, c'è ancora la no ne siamo usciti dalla pandemia grazie ai vaccini ma qual è l'evidenza di tutto questo eh, perché adesso possiamo parlarci qui liberamente senza mascherina ho parlato con un barista eh, mi ha detto che eh, lui ha subito un calo, lui era per fortuna scettico sullo strumento del Green Pass per quanto vaccinato, ha detto io ho subito un calo del fatturato del 60% e questo dimostra che è tutt'altro che uno strumento che doveva preservare in qualche modo l'economia o tutelare dai, gli esercenti, dalle chiusure, dai lockdown, perché Proprio, eh, ha proprio effettivamente ammazzato la vita sociale anche perché chi non aveva paura del virus <ride> non poteva più entrare no sono le persone scettiche su questa sulla pericolosità del SARS CoV2 no e che magari non si sono vaccinate sono state tagliate fuori e le persone che sono corse a vaccinarsi che avevano il green pass magari evitavano la vita sociale per timori propri quindi c'è una tale confusione per cui anche sull'origine del SARS CoV2 cioè un ragazzo è riuscito a dirmi che il SARS CoV2 anche Repubblica ormai ti dice che è uscito da un laboratorio, almeno la notizia è, è di ieri, è la data repubblica e invece questo ragazzo diceva no il SARS-CoV-2 è stato causato dal cambiamento climatico, assolutamente non è di laboratorio, lo dava per certo e tutti comunque hanno la percezione del Green Pass come di uno strumento comunque necessario comunque eh, io ho fatto il mio dovere, ti parlo poi dei giovani perché secondo me tra gli over 50 c'era un atteggiamento un po' Più moderato, io sono molto preoccupata sul, dalle posizioni dei giovani. Quindi adesso io sono proprio curiosa di vedere cosa si inventeranno eh, per portare avanti questo sistema di intossicazione della salute eh, dei cittadini, perché questo è, questo è minacciare la salute dei cittadini. Agire direttamente sul benessere di ognuno di noi, però dovranno secondo me agire con degli altri strumenti, eh, dovranno inventarsi qualcosa di nuovo, rinfrescare la narrazione perché i dubbi in una parte della popolazione stanno crescendo, anche se purtroppo nelle fasce più giovani io vedo che ancora c'è tantissima confusione e questo è davvero preoccupante. Quindi speriamo e speriamo eh, che, che ci sia un risveglio ancora maggiore, speriamo di riuscire noi tutti operatori dell'informazione ad arrivare. Su soprattutto ai giovani, io penso che questo sia veramente necessario, cioè far, far arrivare le informazioni giuste, ormai ci sono, eh, ci sono tantissimi scienziati eh, medici che si stanno piano piano facendo avanti, si stanno esprimendo, non potranno radiarli tutti, almeno mi auguro che non sia così e comunque uno scienziato, un medico non credo che eh, anche dopo una radiazione smetta di essere tale, quindi io mi auguro che insomma cioè, riusciamo a arrivare sopra. Tutti i giovani a muovere loro, faremo il sito, un portale Mediciradiati.it, perché sono quelli che secondo noi sono gli unici medici. Davvero esatto? Capaci. Esatto, sì, io preferisco farmi che curare dagli capito. ex sospesi. Quando ho avuto eh. bisogno, ho cercato medici ex sospesi. Esatto. O, devo dire, ho anche fatto una visita clandestina da una persona non più iscritta all'ordine, perché appunto sospese, mi sono fatta visitare ormai cl praticamente clandestinamente. Cioè, è assurdo eh. chiudiamo facendo un complimento a tutti gli eroi che hanno resistito e anche a tutti gli attori di lavoro che non, sono, che non si sono piegati e hanno chiuso un occhio con tanti dipendenti io ho parlato con alcuni di questi mi ricordo in passato e mi dicevano quanto avrebbero voluto magari eh, poter eh, assumere persone che avevano capito in realtà a volte si trovano i dipendenti che si alleavano tra di loro contro appunto il datore, quel povero rincoglionito Novax, credulore, che credeva a quello che dicevamo noi nelle puntate. Cioè questo è successo un po' di tutto. Paolo, tu, ultimissimo commento, un minuto, poi andiamo a chiusura. Sì, è successo di tutto e guardate: eh, il, il secondo tempo, il secondo tragico tempo di questa, di questa vicenda è, è di là da succedere, sta per succedere perché io ho fatto anche, ho, ho trovato questo articolo che ho pubblicato sul mio canale Telegram, ecco, guardate la deriva anche nucleare che che ci aspetta gli Stati Uniti cominciano negli Stati Uniti si comincia a livello, ma è sempre così, no? la finestra di Overton si sp a spalancare la finestra di Overton della fornitura di caccia agli ucraini eh, che possano essere dotati di un sistema eh, per l'utilizzo delle armi nucleari caccia uh, 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 nucleari e questo è, è il è, Un'altra un finestra di Overton. No? Si, è si è partiti nel 2022 febbraio 2022, dicendo eh, mandiamo delle attrezzature militari esclusivamente difensive. No? Si è partiti dai giubbotti antiproiettile, i caschi e le armi leggere. E si arriva alle armi nucleari nel giro di un paio d'anni. Adesso abbiamo ancora pochi step eh, per arrivare alle armi nucleari fornite agli ucraini. ci Mancano ancora i caccia caccia bombardieri, naturalmente, eh, gli uomini sul campo e già si parla di polacchi, lituani, estoni e, e, e lettoni, noi baltici. Poi naturalmente chiederanno anche agli italiani di fare la loro parte e poi se tutto ciò non dovesse bastare per arrivare a quegli obiettivi eh, diciamo così piuttosto irrealistici che la Nato si è posta, ma quando sei guidato da dei neocon fanatici è ovvio che il contatto con la realtà viene meno e ti poni degli obiettivi irraggiungibili e dici devo per forza raggiungerli a qualunque costo e con ogni mezzo. Beh, si arriverà anche probabilmente alla fornitura di armi nucleari e questo. È l'esempio proprio più marcato di come aprendo una finestra di Overton dopo l'altra, si arriva allo sdoganamento. Ormai si è già arrivato allo sdoganamento ideologico, ma anche allo sdoganamento pratico della guerra atomica. Speriamo di no, Paolo. Grazie mille, grazie mille Elisabetta, come ci vediamo. Grazie a, domani. Grazie a voi. Grazie. la scienza, cosa devi mangiare? Cavallette grigliate, insalata di cane. Se lo dice la scienza si sì, ti puoi fidare. Ma il parmigiano te lo devi scordare, la scienza di qua, la scienza di là, la scienza di qua. Scienza di là, te lo dice la scienza, cosa devi pensare? Che per fermare una guerra armi devi inviare. Ma ti sembra normale? Mi sento male. Passetti, preghiasco, grisanti la scienza di passanti. Ti guardi in giro ed il tuo amico malore improvviso. La scienza di qua, la scienza di là, ma è sempre successo, hai ragione sì, ma che ti prendono per feste. La scienza di qua, la scienza di là, io credo nella scienza, prendo la coscienza. La scienza di qua, la scienza di là. Senza di là. E sono ancora qui, sì che ti aspetto. Me lo dice la scienza che la tua casa è qui. E che domani l'Europa sceglie la tua inquilina. Per la scienza gli artisti firmano un appello. Ed il primo in elenco è e Manuel Detto per Nadello, di ribellione e libertà. Canta come un ritornello, la 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 E prende te per agnello e ti porta al macello La scienza di qua, la scienza di là LGBTQ, un terreghe più La scienza di qua, la scienza di là Io credo nella scienza, mi vendo la coscienza la che è tutto un gioco e che domani ci sarà un mondo nuovo che non c'è stata mai nessuna pandemia che li hanno uccisi e come scudo hanno registrato una polizia che i tuoi soldi non valgono un cazzo e non ci vivi più che vale solo l'amore e ci si deve abbracciare di più la scienza di qua, la scienza di là Io credo nella scienza, divento la coscienza Voglio essere controllato con il chip sulla mano E poi lo con la It's a Devi impazzire, me l'ha detto Francesca che è ancora qui e per miracolo è viva.